tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Vendevano droga sul lungomare di Pesaro, la polizia arresta 3 spacciatori e identifica 50 giovani assuntori. Provoca un incidente, scappa, 34enne ubriaco, rintracciato dai carabinieri, denunciato dai militari, un altro uomo in preda ai fumi dell'alcol con in mano una balestra. Anziano in vacanza a Pergola, si allontana da casa, ritrovato in un casolare di campagna. Effetto Corinaldo anche a Fano, vietati botti, bottiglie di vetro in piazza e spray al peperoncino nei luoghi pubblici. Cibo in tavola dopo i cenoni, riciclare possibile, ecco le ricette antispreco cucinate con gli avanzi del Natale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, con l'operazione della polizia che ha sgominato una rete di spaccio di stupefacenti nella zona del lungomare di Pesaro. Tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra. 4 arresti, di cui uno effettuato a luglio per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ed 11 denunciati all'autorità giudiziaria a piede libero, sequestrati anche 13.000 euro in contanti, frutto inequivocabilmente dell'attività di smercio della droga, oltre al sequestro di 250 grammi di cocaina purissima e 200 grammi di hashish, oltre a individuare 50 consumatori abituali, clienti degli indagati, e altrettante persone da individuare, la maggior parte di età compresa tra i 17 e i 27 anni. Questi i numeri di una complessa ed articolata azione investigativa degli uomini della Mobile di Pesaro, durata 5 mesi e conclusasi il 20 dicembre con l'arresto di 3 persone, ma partita a luglio 2019 con l'arresto di uno spacciatore ventenne di origini albanesi trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, oltre a 7.000 euro, frutto dell'attività di spaccio. Partendo da lui abbiamo individuato 2 sospetti suoi rifornitori, e con un'attività tradizionale che si è svolta in gran parte dell'estate lungo le spiagge nel lungomare di Pesaro, abbiamo cercato di risalire la corrente individuando di volta in volta i vari fornitori di sostanza stupefacente. L'ultimo atto di questa indagine si è compiuto il 20 dicembre di quest'anno, allora quando abbiamo arrestato un cittadino napoletano pregiudicato, e nel momento in cui si stava recando nel luogo di occultamento della sostanza stupefacente in aperta campagna. E poi abbiamo dato esecuzione a una serie di perquisizioni che ci hanno consentito di trarre in arresto altre 2 persone, altri 2 cittadini, e a loro volta acquirenti di sostanze stupefacenti dal primo soggetto, e che comunque sia l'acquistavano anche per cederla a terze persone in quantità rilevanti. Questa operazione si inquadra in un più ampio lavoro di presidio e controllo del territorio, che ha però evidenziato come da alcuni anni a questa parte si siano incrementati sia il numero degli arresti per droga che le quantità di stupefacente sequestrato, soprattutto cocaina, che arriva nelle nostre città in quantità sempre maggiori. Abbiamo accertato che più giovani in una fascia di età a ridosso della maggiore età, dei 18 anni, e passavano così in maniera indistinta dall'assunzione di hashish a quella di cocaina. Un'indagine questa della Mobile effettuata con metodi tradizionali, con scarse possibilità di effettuare intercettazioni ambientali, dato che seppur giovani di età, gli spacciatori e fornitori e assuntori hanno utilizzato il meno tecnologico dei metodi, il passaparola. Era la compagnia o il punto di incontro, il luogo in cui si prendevano gli accordi a voce, e altre attività, diciamo, tecniche che uno può immaginare come le intercettazioni non sono state assolutamente d'ausilio, perché in realtà il rimando era sempre ci vediamo e poi ne parliamo, quindi se ne parlava sotto l'ombrellone, se ne parlava dentro un bar o in un locale di sera, e noi abbiamo dovuto usare tante ore e tanti occhi per cercare di documentare queste attività.
E i carabinieri della stazione di Terre Roveresca invece hanno denunciato un giovane di 34 anni del posto per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Nel pomeriggio della vigilia di Natale l'uomo era alla guida della propria auto, un Alfa 159 Station Wagon, quando, dopo aver invaso la corsia opposta lungo la strada che collega Orciano a Barchi, ha urtato con lo specchietto una Vespa condotta da un 17enne, sempre del posto, causandogli un trauma al polso e al piede. Il 34enne alla guida dell'Alfa, che è stato rintracciato in paese poco dopo, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,27 grammi. Patente ritirata e mezzo affidato a un terzo idoneo alla custodia. I carabinieri inoltre la notte scorsa hanno sorpreso un 41enne che si aggirava per le vie del centro storico di Orciano di Pesaro in evidente stato di alterazione psicofisica provocata dall'abuso di alcol. L'uomo, che aveva in mano una balestra priva di dardo, la munizione, è stato denunciato per porto illegale di arma bianca in luogo pubblico. E ancora cronaca, una donna di 45 anni è stata ritrovata morta nel bagno della sua abitazione. È successo oggi, poco prima delle ore 14, in via Vallazzi, nel quartiere Soria a Pesaro. A dare l'allarme sono stati i suoi genitori, che non avevano più notizie della donna ormai da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per tutti gli accertamenti del caso, a partire ovviamente dalle cause del decesso della 45enne. Nuova nomina ai vertici della Confcommercio di Fano. Nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo segretario, che vanta una lunga esperienza nell'associazione. Marco Arzeni è il nuovo segretario della Confcommercio di Fano, a cui spetterà da qui in avanti il compito di conquistare sempre di più il consenso e la fiducia degli operatori, sia per le mansioni sindacali dell'associazione che rappresentative. Dopo l'inaugurazione della nuova sede nel cuore della città, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di questo processo di rinnovamento iniziato un paio di anni fa in tutta l'organizzazione, con l'ambizioso obiettivo di diventare l'associazione di categoria più rappresentativa e di riferimento del comparto economico commerciale della provincia. Una sede più adeguata alle esigenze di una moderna organizzazione, con collaboratori molto capaci ed efficienti. Volevamo dare un altro segnale di questa azione, di, non solo di rinnovamento, ma anche di impegno a favore della città, con la nomina del nuovo segretario cittadino. Un segnale forte di questo rinnovamento è stata la nomina di una donna al vertice della sezione fanese, Barbara Marcolini, commerciante dal marcato spirito imprenditoriale, sempre con il polso giusto sul momento dell'economia cittadina e che si distingue nel suo mandato per fermezza e confronto nei rapporti con le istituzioni. Vogliamo proprio far vedere che la nostra politica sindacale è rinnovata, no? In questo senso, quindi un nuovo modo di rapportarsi con l'amministrazione comunale, con gli imprenditori, con gli operatori, proprio perché è quello che dà energia e vitalità. Quindi vogliamo veramente creare un valore aggiunto per tutte le imprese, per essere sul campo, per essere sul territorio, perché fanno delle grandissime potenzialità. In Confcommercio dal 1982, uomo da sempre del sindacato, Arzeni si è sempre occupato di attività ricettive, di accoglienza e di pubblici esercizi, dove nel tempo ha saputo carpire le esigenze più sentite e di maggior peso per gli imprenditori, come la burocrazia soffocante, ma anche la lotta all'abusivismo e alla concorrenza sleale. La legalità per Confcommercio nazionale è un tema fondamentale, perché addirittura tutti gli anni viene sviluppata una giornata della legalità in Confcommercio, che ha ricadute su tutto il territorio provinciale. Nella nostra provincia ci culliamo troppo spesso magari di dire che è un'isola felice. In Italia nessuna isola è felice, bisogna sempre avere mille occhi puntati, e quindi anche la Confcommercio, come suo canale privilegiato sul territorio, deve stare attenta a eventuali problematiche.
Un 84enne residente a Roma ma originario di Pergola si è allontanato ieri pomeriggio da casa della figlia nella cittadina della provincia di Pesaro Urbino, dove si trovava per le festività natalizie intorno alle 14, non è più rientrato. Intorno alle ore 18 poi i familiari hanno dato l'allarme, sono partite le ricerche da parte dei carabinieri della compagnia di Fano e dei vigili del fuoco di Cagli. L'anziano è stato rintracciato poco prima delle 21 in un casolare di campagna, un po' infreddolito e disorientato, ma in buono stato di salute. Effetto Corinaldo anche a Fano. Il sindaco Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale si vieta a Capodanno di far esplodere fuochi d'artificio, petardi e botti in tutti i centri abitati, comunque a una distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali di affezione e d'allevamento. L'ordinanza è valida dal 30 dicembre al 6 gennaio prossimo. Il primo cittadino ha vietato inoltre sia il possesso improprio di spray urticanti in esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, sia la detenzione di bottiglie di vetro dalle ore 20 del 31-12 alle ore 7 del 1 gennaio in piazza 20 settembre, dove appunto si svolgerà la festa di Capodanno. E maggiori informazioni inerenti a questa ordinanza potrete trovarle nel nostro sito occhioalanotizia.it. Anche la città di Pesaro ha presentato la sua festa di Capodanno con il tema Vintage. L'evento torna in Piazza del Popolo con le più belle hit degli anni 90. Il servizio di Francesco Salvago. Don't worry, we happy. La festa di Capodanno torna in Piazza del Popolo a Pesaro martedì 31 dicembre a partire dalle ore 21:30. Il tema sarà vintage e suoneranno per l'occasione i migliori DJ pesaresi con le hit degli anni 90 che hanno fatto la storia nazionale e internazionale, con l'obiettivo di coinvolgere un target trasversale dai giovani alle famiglie. Ricco il programma di ingresso libero e gratuito. Accompagnamento musicale che vedrà come protagonisti prima una party band che allietterà tutti gli avventori della piazza con una musica anni 90 e poi andremo avanti fino a notte fonda con i DJ. L'iniziativa fa parte del programma Pesaro nel cuore, organizzato da Comune Pesaro Parcheggi Aspes. Sarà un momento di tranquillità, di sicurezza, di divertimento soprattutto, che vedrà coinvolti tanti pesaresi e tante famiglie dedicate a loro. Ad attendere il countdown verrà atteso con diverse band a partire dai Cluedo. Quest'anno ad aprire la serata ci sarà Giancarlo Giagnolini con un format di musica anni 80. A seguire ci sarà il gruppo di Cluedo, un gruppo romagnolo, giovane e brillanti. E a seguire poi ci sarà Auermach, a ruota Roberto Venturini, poi infine suonerò io con il mio prodotto di punta, anni 90. Non mancherà l'attenzione posta da parte degli organizzatori per garantire la massima sicurezza dell'evento. Per quanto riguarda il discorso sicurezza, come abbiamo anticipato, abbiamo ovviamente in collaborazione con le autorità preso un po' tutte le precauzioni necessarie per garantire la tranquillità dell'evento di tutti i partecipanti. Siamo convinti che con la partecipazione del gruppo Cluedo, del gruppo We Disco History, con l'evento ovviamente coordinato e organizzato da Aspes e Pesaro Parcheggi con la collaborazione del Comune di Pesaro, sarà sicuramente una grande serata all'insieme del divertimento e quindi vi invitiamo a non mancare. E a 200 giorni dall'insediamento questa mattina sono stati illustrati tutti i numeri del Consiglio Comunale di Pesaro. 16 sono stati i consigli convocati, 96 le commissioni, 116 le proposte votate, di cui 30 mozioni ordini del giorno. Il bilancio dei primi 6 mesi di lavoro è stato presentato alla stampa dall'ufficio di presidenza. Sono circa 300 invece i ragazzi che quest'anno partecipano al torneo di basket BCC Fano, che ha preso il via questa mattina al Palazzetto dello Sport. Presidente, allora anche quest'anno la BCC sostiene questo torneo invernale di basket per giovani leve. Sì, poter lavorare con i ragazzi e poi fare un torneo così che magari mette in contatto Fano con altre città italiane, perché ci sono ben 15 squadre presenti, quindi siamo con il 15 che si ripete, 15
sono le squadre che partecipano, quindi un po' da tutta Italia, e poi siamo alla 15ª edizione, quindi dobbiamo ringraziare sicuramente la società sportiva Basket Fano, perché in effetti anche questo sport è uno sport che è molto seguito dai ragazzi, quindi sicuramente è una ricchezza per questo territorio. Ecco, tanti ragazzi ma anche tanti genitori, sostenitori, insomma questo è un bel volano grazie a questo torneo che si riesce a sostenere anche il territorio. Sì, la presenza sicuramente di queste squadre poi porta dietro ovviamente un po' i genitori che sono comunque i primi a seguire nel nostro territorio, è una ricchezza. Per noi è un'edizione importante perché siamo al record di squadre ospitate da fuori regione, che sono 10, quindi un grosso riconoscimento per il nostro torneo anche a livello nazionale. Sono oltre 300 i ragazzi coinvolti. Tanti ragazzi si avvicinano a questo sport. Sì, siamo ormai arrivati alla soglia dei 200 atleti iscritti, considerando le due prime squadre, la sezione del Baskin e tutte le squadre giovanili. Siamo anche in aumento rispetto agli scorsi anni, quindi diciamo che siamo soddisfatti da questo punto di vista. E per noi questo torneo è anche una prova di verifica, un punto di incontro importante. Volevo anche fare un ringraziamento speciale a tutti quelli che ci danno una mano, quindi alla BCC di Fano, al Comune di Fano, alla provincia di Pesaro Urbino e al Centro Sportivo Italiano che ci permette di portare in questi impianti la nostra pallacanestro. Cibo in tavola dopo i cenoni, ebbene riciclare è possibile. Questa sera con l'aiuto di uno chef vi proponiamo due ricette antispreco per recuperare gli avanzi del Natale. Cene e cenoni sotto le feste, momento di gioia e riunioni familiari, ma anche purtroppo momento di spreco alimentare. Compriamo troppo e male ed il 20% di ciò che prepariamo finisce nel bidone della spazzatura. Oltre che essere eticamente e moralmente sbagliato, è anche economicamente svantaggioso perché ogni anno finiscono nell'immondizia mediamente oltre 500 euro a famiglia. Ed allora largo alle ricette di recupero antispreco. Una delle cose che avanza sempre per la maggiore è il lesso. Come primo diciamo che una pasta fatta con il lesso è leggera, gradevole e fa star bene perché non hai buttato il lesso. Quindi io proporrei questa pasta. Prima di tutto pensiamo agli odori. Io metto carota in questo caso e del porro, però potremmo usare anche la carota e la cipolla e gli odori che abbiamo messo già nel brodo. E ora andiamo in cottura. Allora iniziamo con dell'olio, mettiamo gli odori, li facciamo rosolare. La carne non l'andremo a rosolare, manteniamo diciamo il contenuto leggero del bollito. Ecco, gli odori li andiamo a sfumare con del brodo, che tanto anche il brodo è avanzato. Aggiustiamo con un po' di pepe. Il brodo era già giusto di sale, quindi andremo ad aggiungere pochissimo sale. Nel brodo e le verdure aggiungiamo il lesso. Le aggiungiamo un po' di brodo in modo che il lesso riprenda la morbidezza. Ho fatto una chitarina perché rimane un po' più sciolta e con il lesso sinceramente ci sta molto bene. Anche perché poi il brodo in eccesso verrà assorbito dalla chitarina. Facciamo ritirare praticamente il brodo che abbiamo messo. Poi il piatto sarà pronto. A fine cottura aggiungiamo un po' di erba cipollina che darà colore e sapore. Andiamo a impiattare. Ecco qua. Un po' di olio crudo e abbiamo riciclato il lesso. Sempre con il lesso si può fare un buonissimo antipasto, si fa in maniera classica, quindi carne, in questo caso il lesso, frullata, parmigiano, noce moscata, un po' di burro o olio se preferite, ma il burro dà un po' più sapore essendo già il lesso una carne un po' scarica, prezzemolo, un po' di aglio, come un patè classico praticamente. Poi del pane passato in forno, avete due opzioni effettivamente. Io in questo caso il pane l'ho passato in forno, metterò il patè e un filo d'olio e siamo a posto. Un'altra opzione è pane non passato in forno, patè, un filo d'olio e lo passiamo in forno. Se vi piace potete grattare sopra un po' di tartufo, un filo d'olio, è molto semplice, molto veloce e molto gustoso.
Fano si conferma la città dei presepi, lo scenario del Bastione San Gallo è pronto ad ospitare il gruppo storico La Pandolfaccia che insieme alla parrocchia di Torrette e all'associazione Bastione San Gallo darà vita ad un presepe che lo scorso anno contò oltre 1000 visitatori. Domani e domenica oltre 50 figuranti daranno vita a un presepe vivente che racconta la mezzanotte di greggio, vale a dire il momento in cui San Francesco abbraccia Gesù. Dalle ore 16 alle ore 19:30 sarà infatti possibile visitare gratuitamente il presepe di San Francesco. Intanto continuano ad essere presi d'assalto il presepe di San Marco allestito nelle cantine di Palazzo Fabbri che resterà visitabile fino a Pasqua e il Magic Sand, il Natale tra i presepi di sabbia in piazza Amiani dove rimarrà fino al prossimo 6 di gennaio. E un presepe vivente anche a Centinarola. L'iniziativa è nata da un'idea dell'associazione Viviamo Centinarola sotto la regia di Mariangela Ambrosini e con la guida del parroco Don Federico Tocchini. Hanno collaborato anche Cristina Cinotti, le parrocchie di Centinarola e di Rosciano, il Vespa Club e la compagnia teatrale Artacan. Tanti presenti che ieri hanno partecipato alla rappresentazione tra canti e scene di quell'epoca a partire dall'incontro di Maria con l'angelo a Gabriele fino alla nascita nella grotta. E adesso passiamo invece ai vostri presepi. Alla scoperta dei presepi, ecco qua, cominciamo con il primo che è di Sofia Paradisi da Lucrezia di Cartoceto. Dopo il video di Sofia, che vediamo ancora in queste immagini, andiamo a scoprire il secondo presepe, che è quello di Erika Gasparini. Un altro sole, anche Erika ha inviato un video e questa invece è la fotografia di Mario e Antonietta da Fano. Da Acqualagna invece questa opera ci è stata inviata da Daniela De Vincenzi. Passiamo a quello di Mirko che ci invia questa fotografia da Schieppe di Terre Roveresche. Chiara, Rebecca, Sofia e Pietro Giovannelli da Borgaccio di Colli al Metauro. Eccolo qua lo scatto con il loro presepe. Passiamo a quello di Luciana Gabbianelli da Marotta di Mondolfo. Ottavo presepe in gara, Gerry e Veronica da Mondolfo. Lo hanno realizzato in giardino molto particolare. E ritorniamo a Lucrezia di Cartoceto per l'opera di Rossella Magnanelli. La scoperta dei presepi questa sera si chiude con l'opera di Livio e Maria da Sant'Orso di Fano. Presepi@fanotv.it è sempre l'indirizzo in cui potete mandarci delle foto o un breve video di 30 secondi. Avete tempo fino al prossimo 31 di dicembre e poi primi di gennaio scopriremo il vincitore. Vi ricordiamo che fra poco ci sarà la pubblicità, le previsioni meteo e poi uno speciale dedicato alla festa di Natale di Pallavolerò che si è svolto a Marotta di Mondolfo. L'informazione invece torna domani mattina puntuale con la nostra rassegna stampa alle ore 7. Questo invece 338-4968-250 è il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, per noi sempre molto importanti. Buona serata a tutti voi, arrivederci.